Non può funzionare. Ma perché? Perché? Lo sai perché? Giulia, non devi avere paura. Quello che ti spaventa è l'ignoto. Ciò che non conosciamo, non vediamo. È come quando cammini per casa al buio. Non vedi e hai paura di inciampare o di trovare qualcosa nell'oscurità. Ma poi accendi la luce e la paura svanisce. Io posso essere quella luce. Questa storia ci ha rovinato. Forse non siamo fatti per stare insieme. Devi crederci. Cos'è stato? Non lo so, veniva da fuori. Tranquilla, vado a vedere. Dario? 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 Dario! Cosa ti è successo? Stai bene? Dario! Mi senti? Tu hai qualcosa che mi appartiene. Lo voglio. E tu chi sei? E dove sono i miei amici? Voglio l'oggetto che avete recuperato. Ti do 3 secondi. Io non capisco di cosa tu stia parlando. Va bene. L'hai voluto tu. 1. 2. E 3. E tu chi saresti? Cosa pensi di fare? Noi siamo i buoni. Eliminateli! Dove credi di andare? Muoviti, cammina.
Ehi, bambola, a lui lo chiamano Drago. Ci vorrà molto di più per stenderlo. Ecco, siamo le solite. Dovevi per forza ucciderlo. Mors tua, vita mea. Andate via da qui, presto. Nikolai! Io ti conosco, lo sai? Anch'io. Sorpresa? Avevi un gemello. Tikal. Ucciso da tua sorella, Betisse. Porti anche il suo stesso volto. Khaled, ne arriveranno altri, dai, tirati su, andiamo. Questa volta no, andate avanti voi, io resto qui. No, Khaled, non puoi. Voi salite in superficie e trovate un posto sicuro dove nascondervi. Io vi copro, andate adesso, andate. No. Dai, vieni, andiamo. Vi ho inviato le coordinate del vostro prossimo viaggio. Datemi la parte del Manek che avete recuperato. Ecco, tieni. Mi raccomando, non perderlo. Ora andate. L'universo non resisterà ancora a lungo. Xum, tuo fratello è ferito. Khaled ha voluto rimanere per coprirci le spalle. Fai in fretta. Andiamo. Cessate il fuoco! Cessate il fuoco! Io direi di farla alla vecchia maniera.
Solo uno stolto affiderebbe la sua vita a un'arma. Khaled. Fratello, perdonami. Sei stato coraggioso. Va tutto bene, fratello. Va tutto bene. No. Ascoltami. Misa è viva. Sì, ma... sa la verità. Manek, presto. Vediamo quanto vali, uomo del futuro. Sei ancora in piedi. Iraq, io c'ero. Fallo adesso, perché non avrai una seconda opportunità. Alla prossima. Andiamo. Non è servito granché. Non siamo riusciti a recuperare il Manek. Non è esatto. Ecco qui, mia regina. Il Manek. Tutto questo per una cosa così minuscola. Minuscola, ma potente. L'ho preso a Xum.
Bene. A questo punto sarà meglio fare un accordo. Mi sembra giusto. Quando Zoser sarà libero, ci consegneremo voi. Il nemico del mio nemico è mio amico. Ora andiamo. Qui abbiamo finito. Cos'hai, Lince? Te la sei fatta addosso prima? Lince, c'è qualcosa che mi devi dire? No, niente, signore. Ne sei sicuro? Sicurissimo, signore. Cari amici, illustri signori, oggi è un giorno triste per la storia del convivio. Nei secoli di vita di questa società, non era mai successo che un membro mancasse ad una riunione senza valida giustificazione. Di fatto non riusciamo a trovare il nostro fratello Michelangelo Trico da 2 giorni. Sembra essere scomparso nel nulla. Potrebbe essergli successo qualcosa. Non credo. Mi è sembrato strano in questi giorni. L'ultima volta che l'ho visto mi è sembrato che non stesse approvando il nostro operato. Lo sapevo. Non mi ha mai ispirato fiducia e avevo ragione. Cosa potrebbe succedere adesso? Potrebbe accadere di tutto. Lui è uno di noi. Era, certo. Comunque sa molte cose. E se dovesse... Non accadrà nulla di tutto questo. Se Michelangelo ha tradito, verrà raggiunto dalla nostra mano. E non ci sarà posto dove egli possa nascondersi. La nostra punizione sarà esemplare. E la ragazza? Non c'è da preoccuparsi. Stamattina abbiamo catturato il contattista. Lui è l'unico in grado di ricomporre il Manek senza subirne gli effetti. E ora è nelle nostre mani. Che bella notizia. Ma non è tutto. Ieri abbiamo intercettato un messaggio dei guardiani della Federazione. Erano le nuove coordinate. Il qui presente Valeriano Conti è stato astuto come sempre. Sì. Le ho sostituite e inviate all'uomo della TTA. Quando lo scienziato e la ragazza attraverseranno il portale, si ritroveranno in una delle nostre celle. Molto astuto come sempre, Valeriano Conti. Quindi, non dobbiamo fare altro che aspettare. Lo attraverseranno a momenti. Come sempre, fratelli, abbiamo tutto sotto controllo. Ecco, il portale è lì. Abbiamo questo, poi un altro, poi abbiamo finito. Andiamo. Fossi in voi non lo farei. Cosa? Non attraverserei quel portale. Come fa a sapere del portale? Ma ci conosciamo? Perché a me non sembra proprio. Voi non mi conoscete, ma io vi conosco benissimo. Chi sei? Chiara, non abbiamo tempo, dobbiamo attraversare il portale. Perché ci hai detto di non farlo? Qualche ora fa qualcuno ha sostituito le vostre coordinate con delle coordinate false. Le coordinate che vi ha dato Xum sono sbagliate. Conosci Xum? Vi ritrovereste in men che non si dica nel covo del convivio. Tu come fai a sapere queste cose? Perché ero uno di loro. Cos'è? Le nuove coordinate. Stai mentendo? Chi mi dice che non siano queste quelle sbagliate? Se avessi voluto catturarvi l'avrei già fatto. Dottore, non c'è tempo, dovete fidarvi, dovete credermi. Ma io non lo so se ti credo. Io sì. Chiara, non sappiamo niente di lui. Potrebbe essere una trappola. Sta dicendo la verità. Andiamo. 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 Aiuto! Aiutatemi! Chiara,
Queste nuove coordinate ci portano qui. Ma stiamo sbagliando, non capisco. E poi non abbiamo nemmeno avvertito Xun. L'ho avvisato io. Io ho mandato un messaggio. Un messaggio? Ah sì? E magari lui ti ha risposto con una faccina che strizza l'occhietto? Sono loro, presto! Maestro, vi chiedo udienza. Parla. Grazie a Echelon abbiamo trovato Michelangelo. E assieme allo scienziato. E alla ragazza. Che cosa? Traditore! Sa tutto dei nostri piani. Silenzio! Silenzio! Voglio Trico! Vista la sua posizione, prima di agire ho pensato di chiedere a voi. Ma i miei agenti stanno già per raggiungerlo. Prendetelo vivo. Voglio delle risposte da lui. Andate! Presto. Signore, posso parlare con voi, in privato? Signore, mi dispiace portarle cattive notizie, ma credo che uno dei nostri uomini ombra ci abbia tradito. Sei sicuro? Cosa devi dire? Parla che non ho tempo. La penna dello scienziato è nelle mani di Luce. L'ho visto io stesso raccoglierla e mettersela in tasca. Ha negato tutto. È un'accusa grave. Chiedo il permesso di applicare il codice 9. Permesso accordato. Vai ora. La ringrazio, signore. Va tutto bene? Non potrebbe andare meglio. Io gliel'ho detto, è inutile appostarsi, quelli viaggiano nel tempo. Cioè, ci rendiamo conto, non è facile prenderli. Si spostano di continuo, e sono bravi. Vuoi un po' di cola? No, grazie. Per non parlare di Sheknek, quello è un dorotiano tosto. Sai che faceva incontri di Khonsu sui pianeti del sistema binario di Sirio. Sì. Sì. Capisco, signore. Certo, agli ordini. Tutti gli agenti in ascolto, uomo in fuga, uomo in fuga! Papà, ma non sei a lavoro? Non sono un agente immobiliare, sono un agente del governo. Forza, andiamo! Ma che stai dicendo? Tra 5 minuti saranno tutti qua. Dai, presto, andiamo! Chi è lui? Ti fidi di me? Io... Ti fidi di me? Sì. Dai. Dai, andiamo. Vieni. Dove siamo? Non ne ho idea. Però non mi sembra il covo del convivio. Il che è già qualcosa. Ora mi credete? E tu che ci fai qui? Non potevo stare là. Sono colpevole per tradimento. Mi avrebbero massacrato senza pietà. Ormai sono solo. Ma perché l'hai fatto? Ho i miei motivi. Silenzio. Mi è sembrato di sentire un rumore. Di che tipo? Forse...
Forse mi sono sbagliato. Salve! No, aspetta! Non vogliamo farti del male. Parla per te. Stava scappando. Chi ti insegue? Noi possiamo aiutarti. Sembrate stranieri, ma parlate la mia lingua. Infatti non me lo spiego neppure io. È merito di un traduttore universale. Astuto, dottore. Stavi scappando? Da chi? Da loro. Potentissima.